Qué bien se ve. Me trae loco su figura. Ese trajecito corto le queda bien, combinado con su lipstick color café. Qué bien se ve. Me hipnotiza su cintura. Ciao ragazze, ciao ragazzi, e benvenuti in questo nuovo video. Finalmente, a grandissima richiesta, il video su come ho fatto a ritornare in forma, su come sto facendo a ritornare in forma, perché lo sto facendo tuttora. Ragazze, prima di iniziare vi svelo il colore del mio rossetto, perché so che me lo chiedete, e ormai inizierò sempre video dicendovi il mio rossetto che indosso, che ovviamente potete trovare su caletashop.com. E oggi ho amaranto, che è un bel rosa fucsia fragola, molto bello, di Alchemilla. Comunque venite a vedere su Carita Shop, che ce ne sono tanti bellissimi. Questo è completamente bio naturale. Come sapete, molte persone non ci credevano, ma come posti proprio tu sei ingrassata? Ebbene sì ragazzi, anche io, anche avendo comunque un metabolismo veloce, anche comunque essendo una persona che mi tengo abbastanza in forma, a causa delle feste poi siamo partite eccetera, ho mangiato veramente male, poi non mi sono neanche allenata perché comunque ero fuori, e quindi ho preso un po' di chiletti che subito sono riuscita a smaltire, sto riuscendo a smaltire velocemente, quindi vi volevo dire come ho fatto, perché intanto mi avete chiesto come ho fatto a dimagrire così velocemente, come sto facendo a perdere questa ritenzione, questo gonfiore, soprattutto addominale, perché intanto mi chiedete consigli soprattutto per il punto vita, per la pancia piatta, problema che ho sempre avuto, perché di genetica ragazzi sono molto sfortunata, ossia non ho per niente il vitino sottile, tendo sempre ad accumulare grasso e ritenzione sull'addome. Quindi vi do i miei consigli con molto piacere, e se voi ne avete altri da dare a me nei commenti, io sono ben felice, perché non c'è cosa più bella che aiutarsi e scambiarci consigli fra di noi. In questo video ragazzi vi voglio dare dei semplici consigli pratici, molto veloci, non voglio che questo video sia noioso, voglio che sia rapido e vi dia quegli input per tornare in forma. Vi metterò anche delle foto prima e dopo per mostrarvi di come questi consigli su di me sono stati molto efficaci, quindi voglio proprio motivarvi a farvi capire che si può fare ed è semplice, insomma basta un po' di volontà. Una cosa, il primo consiglio che voglio darvi è quello della spesa. Ragazze, munitevi di spesa, vi ho scritto anche qua il mio bigliettino per darvi consigli, perché sono pochi punti ma fondamentali. Andate a fare la spesa, riempitevi di provviste sane, detox, riempitevi il frigo di frutta e verdura, e soprattutto quando andate a fare la spesa evitate di andarci se avete fame, perché è scientificamente dimostrato che comprerete un sacco di schifezze. Invece no, andate con la pancia piena a fare la spesa e comprate cose sane, riempitevi il frigo ad esempio di carne magra, pollo, di merluzzo, molte verdure di ogni tipo, anche la frutta, cereali integrali, insomma sapete, tutto quello che comunque ci permette di stare in forma. Il secondo consiglio che voglio darvi è quello di bere molta acqua, ma se è una cosa, una storia che sentite più volte, bere molta acqua, ma è fondamentale, una delle prime cose. Io in particolare vi consiglio l'acqua con il limone, che io bevo ogni mattina ed è un rimedio naturale veramente ottimo. Appena vi svegliate, un bicchiere di acqua tiepida con mezzo limone premuto accelera il metabolismo, purifica il corpo e vi aiuta ad eliminare il gonfiore. Un altro consiglio che voglio darvi e che veramente su di me sta facendo la differenza è questo qua dei prodotti fit, che io sto utilizzando ogni giorno. Ragazze, da quando sto facendo uso di questi prodotti fit di Natural Mojo, con uso costante, magari prima non li prendevo proprio ogni giorno ma qualche giorno mi dimenticavo, mi sfuggivo, invece adesso me lo sono messa proprio come obiettivo, veramente fanno la differenza. Cioè praticamente io ogni giorno almeno un pasto lo sostituisco con il fit chocolate in particolare, che poi ne ho tanti, il fit cappuccino, il fit banana, il fit vanilla, sono tutte, le alterno anche un po' fra di loro perché come sapete mi piace cambiare, li mischio anche fra di loro, provo varie combinazioni, ad esempio il fit chocolate con fit banana, metà e metà, ci sta molto bene, viene uno shake molto buono, e questi li uso, vi stavo dicendo, una volta al giorno come sostitutivo del pasto. Esempio, ho la colazione, oppure magari mi faccio una bella colazione abbondante, poi il pranzo sono frenetica, sono fuori, non ho tempo, mi faccio questo che è un sostitutivo del pasto ottimo, oppure la merenda, oppure la cena se magari ho mangiato tanto durante il giorno, torno a casa la sera tardi, non ho voglia, ho sonno, mi faccio questo e vado a dormire, ed è ottimo. Questo qua è il fit chocolate in particolare, lo trovate su Natural Mojo come tutti i prodotti naturali
Calmogio, ve li straconsiglio. E mi raccomando, usate il mio codice sconto CarlitaDolce20 sul sito Naturalmogio, così avrete il 20% di sconto, che non è poco. E se vi posso dare veramente un consiglio con tutto il cuore, ragazze, se fate l'ordine e volete prendere questo, prendete anche le Pur Caps, perché credetemi, io da quando le sto prendendo sto davvero vedendo risultati proprio sulla pancia con queste qua. Queste sono delle capsule naturali che contengono spirulina, moringa, aloe vera e tanti altri ingredienti. Praticamente sono piene di erbette che io, ad esempio, molto spesso non riesco ad assumere questi ingredienti con l'alimentazione, oppure magari si dovrebbe bere il succo d'aloe vera ma ha un bruttissimo sapore. Quindi prendo due di queste in qualsiasi momento della giornata. Sono semplicemente capsule piene di verdure, per spiegarvi, che hanno un'azione veramente unica sull'intestino. Quindi praticamente questo significa che la pancia è piatta automaticamente, perché questo sgonfia tantissimo l'addome. Quindi questo ve lo straconsiglio se volete avere una pancia piatta e sgonfiarvi di tutta la ritenzione, purificarvi. Questo è super detox e drenante, quindi due di queste. In alternativa potete anche bere il Pur Detox, cioè questo è lo stesso prodotto in capsule e in polvere. Questo va miscelato all'acqua e ne bevete un bicchiere al giorno. Io a volte bevo anche questo, che ha anche un buon sapore. Se invece non vi piace di bere, volete fare più presto, lo prendete questo qua. Potete fare anche un giorno uno o un giorno l'altro, uguale. Davvero sto vedendo la differenza e non è un caso, perché comunque ho perso chili e ho perso ritenzione, ho perso gonfiore addominale, quindi mi trovo benissimo così. Questo vi sazia tantissimo, vi toglie la fame e contiene poche calorie, nonostante abbia un buon introito di macros, di proteine, di vitamine, di tutto, però è molto sano e a basso contenuto calorico. E cosa importante, vi aiuta a bruciare perché vi accelera il metabolismo, quindi straconsigliato. Gli alimenti che vi voglio straconsigliare, che su di me veramente sono stati ottimi e con cui ho visto dei risultati, sono in primis il merluzzo. Ragazze, so che fa schifo, veramente è bruttissimo il merluzzo, però veramente è super efficace il merluzzo con un po' di limone, la cosa più dietetica, leggera e sana che possa esserci. Poi potete mangiare anche l'orata, la soia, insomma in generale il pesce e le verdure, i finocchi, gli asparagi sono super drenanti, anche se poi con gli asparagi vi puzzerà la pipì e non vi preoccupate, perché succederà, però voi già saprete che è una cosa normale perché vi state detossificando. I carciofi, tutte le verdure, le bietole, le insalate, veramente mangiatene in quantità perché vi detossificano. E anche se al momento, ecco, mangiando verdure e frutta in quantità, anche la zucca ad esempio che io adoro, potreste avere un leggero gonfiore momentaneo della pancia, ma è diverso da avere l'addome gonfio, cioè quella è una cosa dovuta al momento, poi il giorno dopo, anzi state sicure che assieme a quel gonfiore, con quello, l'acqua elimina l'acqua, facendo tanta pipì avrete eliminato anche il vostro gonfiore reale di ritenzione. Quindi fa benissimo mangiare frutta e verdura. Ovviamente anche dal punto di vista dell'allenamento è cambiato un po' il mio approccio in questo periodo in cui volevo dimagrire, perché ovviamente sapete che io sono molto molto solita a fare allenamento in sala, quindi caricare molto con i pesi per crescere la massa muscolare e fare poco o zero cardio, perché prima lo odio e secondo se comunque aumento il cardio ovviamente dimagrisco e quindi poi su di me ha proprio un'azione veramente super efficace. Quindi però in questo caso in cui volevo un po' dimagrire, ho aggiunto un giorno a settimana di solo cardio nel mio allenamento, quindi io faccio 4 giorni a settimana di allenamento, ho aggiunto un 5° giorno a settimana di solo cardio. Questo solo cardio, per i miei gusti, poiché mi annoio a stare 50 minuti sul tappeto, decido di fare 10 minuti alternando i vari attrezzi, quindi 10 minuti di cambi di ritmo sul tappeto, veloce e lento, ad esempio 12-5, 12-5, 10 minuti così, cioè correndo e camminando al massimo, in questo modo si brucia tantissimo il grasso, 10 minuti di ellittica, 10 minuti di scala, 10 minuti di ciclette e 10 minuti di pendenza, quindi di falcata, quindi mettendo il tappeto in salita e faticando tantissimo con addome e gambe. Ovviamente anche gli addominali vanno lavorati, ma la cosa secondo me più efficace per sgonfiare l'addome, avere la pancia piatta e la vita stretta, ovviamente gli addominali vanno fatti sempre, ma la prima cosa secondo me è l'alimentazione, l'idratazione e l'alimentazione sana. Quindi io mi sono regolata in questo modo.
ho fatto 6 giorni a settimana di alimentazione pulita, ma non di dieta, non di digiuno, non di sofferenza, assolutamente. Ho mangiato cereali integrali, ho mangiato riso basmati, ho mangiato un po' di tutto, ovviamente pulito, cucinato da me a casa, lo sapete. Anzi, vorrei farvi un nuovo video cosa mangio in un giorno. Fatemi sapere se vi può piacere che ve lo faccio. Vi vorrei mostrare tantissime nuove idee, ricette, perché ho sperimentato cose buonissime sia per colazione, per pranzo, per cena. Quindi lasciate tanti like a questo video e ditemelo nei commenti che ve lo carico. Però ve lo caricherò sul mio primo canale qui, perché da adesso, da quando ho il Carlita Shop, non riesco a gestire più di un canale. Quindi caricherò sempre tutti i video su questo mio primo canale. Quindi cosa mangio in un giorno? Sì, votate sì, mettete like, però ovviamente questione sgarro. Lo sgarro stava diventando ultimamente, per me, me ne rendo conto, veramente uno sgarro continuo, cioè da cheat meal, quindi del pasto, è diventato un cheat day tutto il giorno, è diventato un weekend, è diventato una mezza settimana, è diventata tutta la settimana, e non va bene, quello è sbagliato. Io sono del parere, ve l'ho sempre detto, che ovviamente poi ognuno fa come vuole, c'è anche chi vuole stare perfetto tutto l'anno e quindi non fa neanche un cheat meal. Io ammiro tantissimo queste persone, le stimo tantissimo, purtroppo non ho questa determinazione. Mi piace anche uscire con gli amici, concedermi una pizza, una cena fuori, e quindi, poiché amo tantissimo la mia terra e la cucina napoletana, non potrei mai fare a meno per mesi e mesi di pizza, eccetera. Quindi io ho deciso di concedermi un solo cheat meal a settimana, perché sono del parere che uno a settimana non influisce poco, pochissimo, quasi zero, almeno su di me. Poi la cosa importante, ragazzi, è provare cosa funziona meglio su di voi. Su di me la cosa che funziona meglio è questa qua, di fare 6 giorni di alimentazione sana, pulita, anche con carboidrati, però puliti, cereali integrali, con yogurt, tutto quello. Poi vi farò il video, vi farò vedere tutto nel cosa mangio, e poi un pasto a settimana, proprio cheat day. Però il cheat day, cioè cheat meal, è un pasto, perché è diverso da sgarrare tutto il giorno e mantenersi pulita e sgarrare solo la sera. Anzi, se la sera so che devo sgarrare, durante quel giorno mi mantengo molto bassa. Ad esempio, mi faccio il fit chocolate a pranzo, sabato a pranzo, e la sera sgarro. Di questo modo bilancio tutti i carboidrati sporchi che mangerò. E cosa importante, il cheat meal inteso da me non è la semplice pizza margherita, la marinara con la bresaola, vedo certe pizze di albumi, di robe, no. Il cheat meal inteso da me qua a Napoli è iniziare con antipasto, fritturine, zeppoline, panzarotti, pizza, patatine fritte, con formaggi, salsicce, robe, continuare con gelato, con dolce, tortino, con la panna, insomma. Questo per me è un cheat meal, non, cioè, io se mangiassi una semplice pizza con poco olio, con neanche la mozzarella, per me quello, cioè, è normale, non è un cheat. Un altro trucchettino è questa qua, la cannella. La cannella serve tantissimo a bruciare i grassi, soprattutto sull'addome. Allora io vi consiglio di usarla tantissimo, soprattutto nelle vostre colazioni. Ad esempio, se vi fate uno yogurt, un albume, ci mettete la cannella, oppure ad esempio nell'acqua e limone della mattina ci mettete anche un po' di cannella dentro, ha un sapore molto buono, e addirittura c'è anche chi la mette sul pollo, sul pesce. Comunque la cannella veramente è una spezia che vi aiuta un sacco a bruciare e a drenare il corpo. Poi infine, ragazze, vi voglio dare un consiglio di beauty. In tante mi chiedete una crema per l'addome, contro il grasso, per assottigliare la vita, ma contro la cellulite. Io mi trovo bene con questa, che ovviamente la trovate su caritashop.com, dove trovate, lo sapete, tutti i miei prodotti preferiti. Io questa, poiché ha dentro la pappa reale, tanti ingredienti che stimolano il grasso e la cellulite, la utilizzo sia sul punto vita, dopo l'allenamento di solito la utilizzo la sera, ma anche la mattina andrebbe bene. Quindi faccio un massaggio sul punto vita, anche sulle maglie dell'amore, sui glutei, sulle gambe, la metto un po' dappertutto, mi trovo benissimo e veramente mi accorgo che funziona. Insomma, per essere un prodotto cosmetico, veramente molto efficace, e quindi ve la straconsiglio. Piuttosto che stare a spendere soldi di robe che non funzionano, prendete questa, che veramente è provata, funziona ed è top. Ed è la crema, la pappa reale anticellulite, che si può usare appunto anche sulla pancia, quindi per bruciare il grasso addominale.
addominale. E sempre su Carità Shop c'è anche questo qua, questo è l'autoabbronzante. Vi faccio vedere noi come lo vendiamo. Quando voi lo acquistate, perché in tante me lo chiedete, noi diamo già automaticamente il guanto per applicarlo. Vedete, li abbiamo attaccati proprio vicino alla scatola. In questo modo vi arriva sicuramente a casa. Vedete, questo è l'autoabbronzante. Io lo uso nella colorazione medium, però anche dark, in questo periodo in cui siamo bianche, va bene, perché con una passata vi scurite. E perché vi sto a consigliare un autoabbronzante? Perché ragazzi, io ho notato che quando ho la pelle scura il corpo sembra più magro, più tonico, addirittura anche l'addome, a volte che sembra che non hai gli addominali avendo un colore più scuro. Cioè, te mattoso, anche in estate quando vi abbronzate si vede di più la linea degli addominali, e questo è proprio il mio piccolo trucchetto: mettere l'autoabbronzante anche d'inverno, quindi avere un leggero colorito sano, insomma, senza quel pallore, e si vede la linea degli addominali, il corpo sembra più magro, più snello, più definito, più proprio le curve, le linee più definite. E soprattutto, anche se avete qualche piccola imperfezione, ad esempio una smagliatura, con questo qua si copre. E appunto, vi dicevo, io uso medium, però anche dark, così subito vi scurite, basta una sola passata. Poi la cosa bella è che è in mousse, quindi non unge, non sporca, non macchia, non puzza, è veramente top, approvato da Carlita. E la cosa bella è che applicandolo col Malcolm, quanto non mi macchiate nulla. Poi è bianco, la mousse bianca, quindi sicuramente non mi potete macchiare perché è bianco. E cosa importante, io lo uso anche sul viso, si può usare anche sul viso perché è oil free, quindi non causa impurità. E io veramente un prodotto che vi straconsiglio, perché a volte quello che manca è proprio un tocco di colore che rende il nostro corpo più tonico, più definito. Provate ragazzi, questo è un piccolo trucchetto per sembrare più magre con l'addome più definito. Quindi questo è tutto ragazzi, vi mando un bacio grandissimo, voglio tanto bene, siete bellissime così come siete, perché poi ci scambiamo consigli, ma fondamentalmente ci dobbiamo accettare e volere bene per quello che siamo, perché io sono sicura che voi siete bellissime. Quindi allenatevi, mangiate bene, curatevi, però sempre con tranquillità e serenità, che è la cosa più importante, importantissimo. Anche lo stress aumenta il cortisolo e quindi alla fine ingrassate, quindi state rilassate, non vi stressate, che solamente siete più belle e magre. Parola di Carlita. Ragazze, lasciate tanti like e fatemi sapere se volete il video sul cosa mangio, vorrei tanto tanto farvelo, e penso che ve lo farò perché lo voglio troppo fare. Bacini, ciao, al prossimo video, e continuo a dondolarvi, ciao. Allora, vi faccio vedere per l'ennesima volta il mio pre-nanna, perché me lo chiedete sempre anche su Instagram, vero Pupi, è molto attenta. Allora, fai vedere questa cremina che sembra Nutella, ma non è, ovviamente. È una cremina al cacao Carlita Style. Di cui questa è Dario Style. Mi feci anche il video, no, è vero che lui la fa perfetta, raga, cioè non so come, è omogenea, è densissima, è super bravo ed è anche buona, ed è fit e light. Ce la faccio. Magici sono il cacao, la truvia, la Choco Dream e l'acqua, in quantità così, a caso, vero amore, che quantità fai? A caso, con questi tre ingredienti, cacao, truvia, Choco Dream, acqua a filo, e mescolate, vi viene questa cremina a cacao buonissima. Qua ho messo lo yogurt greco, in cui ci ho messo anche qua un po' di truvia per dolcificare, se non è troppo acido. La truvia è zero calorie, la trovate al supermercato. Adesso ci verso la cremina sopra, che meraviglia, guardate che magnificenza, e poi ci metto le gocce di cioccolato, aspetta, ancora no, e poi le scaglie di noccioline. Io di solito così faccio, no, ancora. Qua raga, ditemi se non è troppo special. Vai amore, con le gocce di cioccolato fondente, se non le mettete è meglio, perché così non ingrassate. Ma noi vogliamo ingrassare, no, scherzo. Vabbè, due gocce di cioccolato, che fa, e due di queste qua di scaglie di noccioline, ragazzi, che vi mandate. Questo è il mio pre-nanna che facciamo ogni sera, buonissimo. Ora tra due qua. Ma no, quante ne messe? Oh mio Dio, va bene. Buonanotte. Buonanotte. Basta, basta amore, basta. Amore, basta. Ma guarda quante ne messe, non fate come Dario. Buonanotte. Buonanotte.